La volta della Cappella Sistina contiene il famosissimo ciclo di affreschi di Michelangelo Buonarroti, realizzato tra il 1508 e il 1512, viene considerato uno dei capolavori assoluti dell'arte occidentale. Commissionato da Papa Giulio II, fu un'immane sfida per l'artista, che, pur considerandosi uno scultore e non un pittore, terminò la complessa decorazione di quasi 500 metri quadrati a tempo di record e quasi in solitaria. Michelangelo si dichiarava poco esperto in pittura, eppure affrontò un'impresa veramente titanica. Per volere del Papa Giulio II, nel 1508 iniziò ad affrescare la volta della Cappella Sistina. L'artista sostituì la precedente decorazione, che imitava un cielo blu punteggiato di stelle dorate, elaborando una finta struttura architettonica che fa da cornice a delle imponenti figure, collegandole tra loro. Contemporaneamente, questa cornice suddivide lo spazio della volta in tre registri di lettura. Nella fascia centrale della volta sono raffigurate 9 scene tratte dal racconto della Genesi. Ai lati di esse, profeti e sibille siedono su troni monumentali. Nelle vele e nelle sottostanti lunette sono riprodotte le 40 generazioni degli antenati di Cristo. Nei pennacchi angolari, 4 episodi biblici completano la lunga narrazione. Michelangelo lavorò da solo alla realizzazione del monumentale ciclo pittorico. Rifiutò infatti l'intervento di aiuti giunti appositamente da Firenze, sopportando per lungo tempo la fatica di stare in posizioni scomode, con il capo rovesciato all'indietro e con il colore
che gli colava negli occhi. Sulla volta, Michelangelo dipinse un totale di oltre 300 figure, colte in un'infinità di pose scorciate e di movimenti che documentano un'approfondita conoscenza dell'anatomia. I corpi sembrano sculture dipinte, le cui forme sono rese voluminose dai forti contrasti del chiaroscuro. Tutta la composizione è percorsa da un intenso movimento, prodotto sia dagli atteggiamenti delle numerose figure, sia dai colori accesi e luminosi. Per mantenere l'unità compositiva alla complessa serie di scene e figure, Michelangelo sfrutta pennacchi e vele già esistenti e inventa al centro un'architettura illusionistica, suddivisa in riquadri, con finti putti scolpiti che reggono finte mensole. Fra un riquadro e l'altro si trovano figure nude viste di scorcio, i cosiddetti ignudi. Ogni figura umana è indagata con precisione nell'anatomia, in modo così perfetto da sembrare una scultura. I colori sono vivaci, con sfumature cangianti. Fra le scene più spettacolari, quella di Dio, che in un volo turbolento infonde la vita ad Adamo. Le mani delle due figure, che quasi si toccano, sono fra le opere più ammirate di tutti i tempi.